Secondo alcune indiscrezioni rivelate recentemente per Francesco Totti e Noemi Bocchi, questa è una fase delicata della loro relazione. La loro crisi sarebbe iniziata molto prima della presunta liaison con la giornalista sportiva Maria Luisa Jacobelli. Sembrerebbe che la compagna dell'ex capitano della Roma abbia cancellato ogni traccia social della loro relazione, e poi è partita alla volta di Miami. Noemi Bocchi, la reazione social da manuale, cancella le storie con Totti. Secondo alcune fonti, quello che stanno vivendo Francesco Totti e Noemi Bocchi è un momento delicato da diverso tempo. La coppia sarebbe chiusa all'interno della loro storia, per volere della donna da molti mesi. La compagna dell'ex calciatore della Roma sarebbe molto gelosa di lui, e gli avrebbe impedito di frequentare alcuni dei suoi amici o partecipare agli eventi da solo. Lui è ancora molto desiderato dalle donne, hanno svelato le fonti. L'ex capitano della Roma non tollererebbe la posizione della compagna, anche poiché la relazione con Noemi Bocchi è iniziata dopo la fine del lungo matrimonio con l'ex moglie Ilary Blasi. Quando il settimanale Gente ha pubblicato il servizio in merito alla presunta liaison del calciatore con la giornalista sportiva Maria Luisa Jacobelli, la 34enne romana ha cancellato le storie in evidenza sul suo profilo che testimoniavano la relazione con Totti. Inoltre sono stati cancellati diversi scatti casuali pubblicati su Instagram durante il periodo del legame con l'ex campione. Per evitare il diffondersi dei pettegolezzi, Noemi Bocchi ha scelto di limitare la possibilità di commentare le sue foto. Nonostante il momento particolarmente difficile, la 34enne romana e l'ex capitano della Roma sono partiti insieme per un viaggio verso Miami. La loro partenza ha a che vedere con un torneo di padel organizzato da diverso tempo insieme agli ex compagni di calcio di Totti, con il quale la coppia gioca da anni. La coppia, infatti, si è conosciuta proprio sul campo di padel. A questi eventi, però, Francesco non partecipa mai da solo, ma sempre in compagnia della sua fidanzata. Avevano acquistato da tempo il biglietto aereo per Miami, così hanno raccontato le fonti vicine a FanPage in merito al viaggio.